È partita stamani da Ventimiglia la marcia di solidarietà a favore dei migranti diretta a Calais nel nord della Francia. La marcia è stata organizzata da diverse associazioni francesi e percorrerà 1.400 chilometri, con arrivo previsto al 7 luglio dopo 66 tappe, nel corso delle quali saranno organizzati incontri e dibattiti. Alla partenza nel piazzale delle Gianchette, oltre a diversi attivisti francesi e italiani, si sono presentati anche il vescovo diocesano, Monsignor Antonio Suetta, e il vescovo emerito di Parigi, Jacques Jalot. Il corteo si è mosso poi alla volta della Francia ed era composto da una cinquantina di persone. Condivido questa iniziativa perché è un'iniziativa pacifica, è un'iniziativa che è destinata a coinvolgere tanta gente lungo il cammino da qui a Calais. E il mio messaggio è proprio quello di incoraggiamento, un messaggio di grande fiducia e di grande speranza. Spero che questa iniziativa, come tante altre messe in atto da persone sensibili e di buona volontà, concorra a richiamare l'attenzione su questo fenomeno, che non è soltanto legato alle diverse emergenze che si creano qua e là, come per noi qui a Ventimiglia, ma è un fenomeno che ha una portata più grande, soprattutto ha una portata di umanità, e mi riferisco all'accoglienza di coloro che arrivano sui nostri territori, ma ha una portata anche di attenzione internazionale e di impegno verso i paesi da dove queste persone partono, perché le situazioni gravi sono le ingiustizie e le povertà che li costringono a partire. Per cui credo che la riflessione debba essere davvero ampia e complessiva di tutti gli aspetti. Sì, qualcosa di inaspettato. Sono passati trascorsi 33 anni da quel giorno, ma da quei giorni che hanno caratterizzato una pagina indimenticabile della mia vita. Io sono stato comandante di compagnia per 6 anni. L'episodio che oggi mi fa ricordare, lo definii come qualcosa di molto giusto. Avevo semplicemente fatto il mio dovere. Quindi questo riconoscimento mi onora e lo onorerò sempre. La città di Pieve di Teco è sempre stata una città con una grande identità. Quel giorno ricordo quando tutta la gente era scesa in piazza, c'era il paese. E chissà cosa avrebbe voluto, sicuramente avrebbe voluto che venisse restituita quella ragazza e quando poi è stato, avrebbe voluto linciare quella persona che aveva commesso quel gesto molto insano. Forse perché c'era questo legame, forse perché era giusto che lo si facesse comunque. Di fatto, ricordo, più che mai che ci si sentì onorati di aver agito in quel modo. E quel modo era il modo di tutti i giorni. Tanti altri episodi hanno caratterizzato la nostra vita qui, in tutto il territorio dell'Imperiese e sempre c'è stato un atteggiamento di riconoscenza. Ecco, la riconoscenza non è scontata. Sa di umiltà, sa di rispetto per l'altro. E quindi io sono grato, a distanza di 33 anni, ancora oggi, di ritrovare quei valori. Mi onora il fatto di aver creduto in essi. E mi dà ancora più forza per continuare a crederci. Sicuramente è un momento molto importante, da sottolineare la sensibilità che ha avuto il Comune di Pieve di Teco per riconoscere un comportamento sicuramente valoroso di due colleghi, anche se è un fatto datato di tanti anni fa. Beh, non solo la Regione, era presente anche il Comandante Interregionale, che è anche il Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, quindi proprio a sottolineare l'importanza di un momento come questo. Siamo nella frazione delle Grazie, comune di Porto Venere, dove da questa spiaggia, che tutti conoscono come la spiaggia del monumento, all'interno della diga foranea, ma con un'acqua straordinaria, sarà di nuovo balneabile. Erano molti, molti anni, più di un decennio, che questo non accadeva. Oggi, grazie alla collaborazione tra il Comune di Porto Venere, l'ARPA, la Regione, la Capitaneria di Porto, l'autorità portuale, dopo molto lavoro, sembra una cosa banale, ma così non è.
questa spiaggia torna a essere utilizzabile dai cittadini, ovviamente dagli abitanti di questa straordinaria frazione, una delle più belle che ci siano qua nel Golfo di Spezia, e per i tanti turisti che la visitano, per chi tiene qua una barca, per chi la frequenta per molti motivi. È un modo per riappropriarci di un pezzo di quel bellissimo territorio, di quella bellissima costa che la Liguria ha ovunque, che troppo spesso trascuriamo o non utilizziamo. Oggi questo piccolo passo credo sia un grande passo per il comune di Porto Venere, ma non solo per il comune di Porto Venere, anche per i comuni vicini e anche per tutti coloro che verranno a visitare questa straordinaria frazione immersa nel verde, nel porto del Golfo più bello forse d'Italia in assoluto, lo vedete alle mie spalle. Abbiamo costruito un percorso insieme all'amministrazione comunale di Porto Venere, insieme alla nostra ARPA, insieme alla Capitaneria e all'autorità portuale, per ripristinare alla balneabilità questo tratto stupendo di spiaggia che era purtroppo nel tempo stato considerato come un tratto non idoneo a questo tipo di usufruizione. Credo che sia veramente un risultato importante, è l'81esimo punto di balneazione nella provincia della Spezia, e credo che sia frutto veramente di un grande lavoro di squadra, di un'amministrazione che ha saputo credere in questo ripristino e ritorno alla balneabilità in una zona che è di alto pregio turistico, alto pregio ambientale. Credo che veramente oggi sia una vittoria di tutti e anche della regione, che ha messo in campo tutte quelle capacità per supportare l'amministrazione comunale in quello che quando siamo partiti sembrava un sogno, ma che oggi invece, come abbiamo potuto spiegare ai tanti cittadini che sono venuti a festeggiare con noi questa giornata importante, siamo riusciti ad ottenere. Quindi veramente un grazie di cuore a tutti quelli che hanno collaborato e anche al fatto che la collaborazione interistituzionale fra le varie anime che hanno portato a questo risultato è stata veramente non scontata. Marco Dottore, organizzatore anche di Sci on the Beach, insieme a quel matto di Luca, ne fate veramente di tutti i colori, ma sciare sulla sabbia ormai è diventata un'abitudine alla Guiglia. Sì, sì, è possibilissimo sciare sulla sabbia, hanno provato anche tanti campioni, all'inizio con Stefania Belmondo che è stata una delle pluricampionesse italiane e oggi altre campionesse, si può fare sciare sulla sabbia, si può fare, e anche tante altre cose, lo slittino, le ciaspole, la fat bike, tante attività sulla spiaggia, portiamo la montagna al mare. E questa è un'ottima iniziativa, perché questo territorio è splendido nel suo insieme, dobbiamo sempre più promuoverlo unitamente, voglio dire. Assolutamente sì, in questo modo si fa conoscere il nostro mare alle località montane più vicine a noi, ma anche un po' lontane. Voi dovete tenere presente che tanti anni che partecipa ad esempio alla Valseriana, che è in provincia di Bergamo, e poi tutte le località piemontesi che conosciamo. Quest'anno novità assoluta, Sestriere è scesa giù al mare, quindi insomma pian pianino faremo arrivare anche il Trentino. Bravo, bravissimo Marco. E c'è anche uno spazio, un momento interessante e importante, che è quello dedicato all'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Ecco, qui con noi c'è uno degli esponenti di AIRC sul territorio, perché voi siete qui per non solo promuovere la ricerca ma aiutare concretamente la ricerca, è così? Sì, noi siamo per raccogliere dei fondi per la ricerca sul cancro, l'aiuto di Marco e Luca è sempre un aiuto straordinario, perché realmente hanno sempre un pensiero per la solidarietà, non solo per AIRC ma anche per altre associazioni, ed è bellissimo che utilizzino la loro fantasia e la loro capacità di costruire degli eventi che possono essere realmente ricordati da tutti e presi anche ad esempio, e dedicano molto del loro spazio poi alla solidarietà, e questo è veramente fantastico. Solidarietà che fate attraverso anche la promozione del territorio, perché qui le piante aromatiche, il basilico, anche qualche prodotto del vicino Piemonte, insomma è un bel modo di fare solidarietà. Sì, ci sono delle aziende della nostra zona che sono sponsor ormai storici delle manifestazioni fatte da Luca e Marco, che sono i Vivai Montina, che sono la Torrefazione Pasqualini, che sono varie altre aziende, la Galup piemontese, sì, che forniscono sempre del materiale gratuitamente, gratuitamente da mettere come omaggio per chi fa un'offerta per AIRC.
Nella chiesa parrocchiale di Ponte Nassio è stata celebrata la messa solenne dal canonico Don Antonello Dani su invito del parroco di Ponte Nassio Don Matteo Boschetti in occasione della festa del compatrono del paese San Pietro da Verona. A seguire si è snodata la processione lungo le vie del paese alla presenza delle confraternite del vicariato e di numerosi fedeli, presenti anche le autorità civili e militari a cominciare dal sindaco Franco Ardissone. Il servizio di rappresentanza e ordine pubblico è stato garantito dai carabinieri del comando stazione di Imperia. Al termine della funzione religiosa la Proloco ha organizzato la cena e la festa in piazza. Amici di TG Even, siamo ad Alassio davanti alla chiesa di San Francesco perché c'è questa opera meravigliosa realizzata da una grande artista lassina. Lei si chiama Binny Dobelli. Pluridecorata pittrice dalla tecnica sopraffina, possiamo dirlo. Tua. Questo è un sogno che si realizza, Binny. Ma il sogno di Fraremo al primo momento mi ha lasciato di stucco ed ero veramente perplessa, preoccupata, una cosa del genere su un monumento come la Chiesa dei Frati, metti pure che sia la canonica, è sempre un monumento. Ero emozionatissima e al primo momento dicevo ma non ce la faccio, non e poi quando mi ha detto il tema del dipinto, il Cantico dei Cantici, perché avrebbe dovuto seguire un percorso che i frati hanno cominciato parecchio tempo fa con la fontana della piazza, con il risso con scritto Fratello Sole, Sorella Luna. Per dare una continuazione c'è la fontana che parla, Laudatissima Signore per l'acqua, eccetera, eccetera. Dall'altra parte sono simboli cristiani a spiegazione che parte con il Giubileo, con conclusione dell'opera. Spero che si possa ancora continuare, però con questa conclusione, Laudato si, mi Signore, per tutte le tue creature. Chi guarda si ferma, riflette, ringrazia e spero anche preghi. Questo doveva essere l'illustrazione del Cantico dei Cantici con gli animali, con tutte le creature. Francamente io ero strabiliata. Ho chiesto... risposto presente. No, ho detto ci devo pensare, sono andata a casa, sono andata a dormire, non riuscivo a dormire naturalmente. Grazie. Perché con un programma del genere mi sono rigirata tutta notte nel letto, però ho pensato che avevo visto delle fioriture meravigliose di Bougainville. E vi ricordate che estate è stata piena di Bougainville, ce n'erano festoni dovunque. Quindi dico, beh, le Bougainville ci vanno. E mezzo nel dormiveglia l'ho visto proprio. E ho pensato che sì, ci volevano tutti gli animali, ma ci voleva anche una grande onda che rappresentasse la forza e l'energia divina. Gli animali devono essere proprio tutti, mammiferi, rettili, pesci, che tutti dimenticano che sono creature di Dio, e poi una bella luna, perché la luna è... ci sta. Insomma, l'hai immaginato, l'hai pensato e l'hai realizzato. E l'ho realizzato. Grazie alla nostra artista. Grazie. E la prossima opera? Ci sto già pensando, lo sai benissimo che l'ultimo lavoro, il lavoro più importante deve ancora venire. Tu sai che sei l'uomo più allegro del mondo. E io sono di sei più. Sei sempre positivo. Hai una parola per tutti. Hai un messaggio per tutti. Come Papa Francesco, che c'ha la parola, lo dice a tutti quanti. E i piccoli, e i giovani. E il papà e le mamme.
In questa Italia disorientata, dove il compromesso domina, può accadere di tutto. Libertà sessuale conquistata dai moti sessantottini per arrivare all'emancipazione della donna e purtroppo anche alla grande contraddizione di femminicidi in crescendo. Nel bel paese c'è tutto e il contrario di tutto. Protestiamo ma poi accettiamo qualsiasi situazione per il quieto vivere, per la non voglia di asserire con chiarezza le nostre posizioni. Nulla da eccepire sulle diversità, comprese quelle sessuali. Va bene il gay pride, quello senza eccessi, senza volgarità, perché ognuno è libero di vivere come vuole, come preferisce. Ogni idea, ogni pensiero ha il diritto di essere espresso, ma con moderazione, rispettando tutti i credi, tutti i modus vivendi degli esseri umani. Ma, ripeto, senza esagerare, senza sfociare nel scusatemi ridicolo. Se il nostro paese è cristiano, chi giunge da altri mondi deve accettare usi e costumi, continuando a professare la propria religione. E le unioni civili sono diventate legge dello Stato e le rispettiamo, come sarebbe bene rispettare anche che un bimbo abbia una madre ed un padre. È un pensiero personale e è un mio diritto ribadirlo, come è un mio diritto sottolineare l'assurdità di quanto deciso dalle maestre di una scuola materna della periferia romana. Le solerti insegnanti, troppo sensibili, hanno deciso di abolire la festa del papà e quella della mamma per non discriminare genitori dello stesso sesso. Chiudono alle tradizioni per un non meglio identificato senso di delicatezza per chi ha due mamme e due papà. Dicono di aver subito pressioni da una coppia omosessuale, mentre le coppie etere gridano alla discriminazione al contrario. Beh, viene da dire, e scusatemi ancora, tocchiamoci per accertare se stiamo sognando o se siamo desti. San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nacque a Bra nel 1786, sacerdote nel 1811, si laureò in teologia e ottenne il canonicato al Corpus Domini di Torino, dove era chiamato il canonico buono. Nel 1827, dando l'estrema unzione ad una donna respinta dall'ospedale perché malata di tubercolosi, decise di dedicare la sua vita alla carità assoluta. Vendette tutti i suoi averi per affittare due camere in una casa detta della Volta Rossa, dove allestì un piccolo ricovero per malati soli. Nella piccola casa trovarono rifugio moltissimi malati incurabili, vecchi inabili, sordomuti, epilettici, menomati fisici e mentali. Quando in Piemonte si diffuse il colera, la piccola casa fu chiusa. Cottolengo allora fondò un paese per i malati vicino a Valdocco. Morì il 30 aprile 1842. È protettore di coloro che confidano nella provvidenza.